Tana libera libri, Tana libera libri. No, questi. Ciao bambini, bambine, ciao ai grandoni di casa. Scusate, stavo un po' spolverando perché sapete, di libri qui ce n'è veramente tanti. E quando incomincio rischio a finire a notte fonda. È proprio della notte che vi voglio raccontare. Questo è accaduto tanto, tanto tempo fa, proprio nella fattoria di nonna Quacquetta, quando Flip, il cane nero con la stellina bianca in fronte, era piccolo piccolo, ma così piccolo che si divertiva a correre dietro alle farfalle, dimenticandosi persino di seppellire l'osso che nonna Quacquetta gli aveva regalato. Un giorno vede una farfalla bellissima, ma così bella che gli venne voglia di prenderla. Così Flip cominciò a correrle dietro, saltellando da un fiore all'altro, scivolando sulle ripide rocce, scavalcando piccoli ruscelli, infilandosi dietro e dentro vecchi tronchi, tentando persino di arrampicarsi sugli alberi per raggiungere la bella farfalla. E correrle dietro per i prati vastissimi e dietro nel fitto del bosco. Flip era così intento ad inseguire la farfalla che non si accorse che il sole era tramontato, che le ombre nel bosco infittivano sempre più. E poi venne il buio, così buio che Flip cominciò ad avere paura. Persino gli alberi sembravano volerlo ghermire, ogni cespuglio sembrava volesse afferrarlo, graffiarlo. Tremante, Flip si addossò ad una roccia e cominciò a piangere. Come avrebbe fatto a ritrovare la fattoria di nonna Quacquetta? Come avrebbe fatto per ritornare alla sua cuccia calda calda o nella grande cucina della nonna? Piange disperato Flip quando trac tric trac tric trap shoo trap shoo trac tric trac tric. Sì, qualcuno stava avvicinandosi. Chi sarà? Flip trattiene persino il fiato per non far rumore. Due ombre avanzano. Due ombre enormi, gigantesche, strane. Non rassomigliano alla gente che viene alla fattoria, non rassomigliano a Zip il topo o a Brontolo Rospo o a Cresta Rossa il gallo. Non somigliano a nessuno di quelli che conosce. A Flip i denti cominciano a battere da soli, tanta è la paura. Cerca di appiattirsi contro la roccia e diventa così piatto che sembra un disegno sulla roccia stessa, però così lo possono sempre vedere. Un cespuglio, sì, un grosso cespuglio, strisciando sul ventre lo raggiunge, ci si infila dentro. Ora di Flip si vede solo un occhio che guarda impaurito le due ombre gigantesche che avanzano. Mostri, sono dei mostri, pensa balbettando Flip. I due mostri sono i nostri amici, Eio Pingo, lo spaziale, Letty, come dicono gli intenditori, e Clove, il dragone dei tempi passati. Clove, dice Eio Pingo, senza aprir bocca e senza far udire nessun suono, come è sua abitudine. Clove, ti sembra che non quel Holochip? Vuoi dire questo?
Certo, intendi questo? Sta bene. Che cosa vuoi dire? Non ti sembra che il piccolo Neca... Cane. Cane piccolo abbia raupa? Paura, io paura. Sì, mi sembra abbia proprio paura. Come possiamo fargli capire che siamo... Che siamo amici? Torek. Certo, io si dice certo, non Torek. Aiutare noi tu possiamo... Vuoi dire che possiamo aiutarlo? Torek, come però? Come, e io come? Capisce non nostra bocca. Lingua, e io lingua. Non capisce la nostra lingua, vuoi dire? Torek, spensaci tu. Sta bene, ci penso io. Clov solleva la sua lunga coda e disegna sul terreno delle lucciole. E io Pingo soffia sul disegno e le lucciole. Un grossissimo sciame di lucciole si leva in volo, illuminando ogni cosa. Flip, rincuorato dalla luce, esce dal cespuglio e segue le lucciole che illuminano il sentiero fino a condurlo alla fattoria di Nonna Quacquetta. Eyo Pingo e Clov lo seguono fino a che non sorpassa il recinto della fattoria. Salve, ora è. Ora è salvo, corregge Clov. Rapua troppo noi avere, non dicere prego. Ha troppa paura di noi, riprende calmo e impassibile Clov, da non riuscire nemmeno a dire grazie. Toccalo quetechelo. Eccolo che ritorna. Infatti Flip, compreso l'aiuto che i due mostri gli avevano dato, sta tornando indietro. Eyo Pingo e Clov fanno per allontanarsi, ma Flip abbaia un richiamo. I due si fermano e Flip, con un salto, bacia sulla punta del naso Clov e abbraccia Eyo, esclamando «Smai, bau, buu, buu, smai, smai, splok!» Eyo e Clov rispondono subito «Smai, bubu, bubu, splek!» che in lingua canina vuol dire «Siamo stati felici di aiutarti. Grazie per averci chiamato amici». Fu così che il grosso cane da guardia nero con una stella bianca in fronte, chiamato dagli uomini Flip, conobbe e divenne amico dell'extraterrestre Eyo Pingo e dell'antidiluviano dragone Clov. Dopo ti racconto un'altra storia. Beh sì, io ve la racconto dopo un'altra storia, certo. Ma è così che termina questo racconto di Alberto Manzi. Era lui, sì. Era un maestro, un ricercatore, un autore di programmi televisivi e anche un conduttore. Pensate, è Alberto Manzi che ha insegnato dal 1960 al 1968 a centinaia di migliaia di italiani a leggere e scrivere. In TV, con un programma. E tutti i documenti che lo riguardano, tutti i suoi scritti e gli scritti su di lui sono conservati in un centro che si chiama Centro Alberto Manzi, che è proprio nella sede dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, cioè il posto in cui si fanno le leggi della regione. Grazie. Alberto Manzi.